fratello Riley per il suo brevetto di volo. Ma dov'è quel gran coglione? Alla carta di credito di mio padre e alla mia. Zio, non bevo sambuca da quando avevo 20 anni. Sì! Presto, Gesù! Sari! Tu sei pazzo, Jay! Ho imparato dal migliore! Così siete pazzi, eh? Saltate dagli aerei... Volate... Come uccelli... Cazzo che matti! Mi piace questo! È proprio un bel telefono! Allora, cosa abbiamo qui? Grant e Jason, dalla California. Spero che papino e mammina vi vogliano tanto bene, perché i vostri culetti firmati promettono grana. Ed è un bene perché mi piace la grana. Scusa, cazzo, hai detto? Hai detto? Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Guardami! Guardami dritto negli occhi! Ehi! Stronzo! Guardami negli occhi! Tu sei la puttana! Io qui sono il fottuto re! Non una sola parola! O muori! Cosa c'è, Jason? Jason, dimmi! Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico! Vedi, il fatto è... Lassù... Credevi di avere una chance. Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto. Ma, hermano, qua giù... Qua giù... Hai il culo per terra. Ok, ora mi do una calmata, perché tu... Moi... E il tuo fratellone... Ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi. Non spaventare gli ostaggi. Devi occuparti dei rifiuti. Spero che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri. A te. Bye bye. Cazzo, funziona tutte le volte. Bella ragazzi, sono dei Fede Forti. E come vedete, oggi siamo qui con il nuovissimo Far Cry 3. E dopo questo inquietante inizio di questo tizio chiamato Vass, ecco qua gli insulti che arrivano, e ci ritroviamo in una bella gabbia di bambù. E ho messo i sottotitoli per meno, così non capite tutto quello che dicono. E che dire, vediamo come comincia come comincerà questa missione. Fingi. Ehi, di qui! Vediamo. Che cazzo? Voi dovete stare zitti! Ma sta zitto te. Boom, boom! Aia! Mazza. Sì, è morto. Ok. Bravo. Allora, vedi che serve a qualcosa, fa l'esercito. Carino. Allora. Seguimi. Ok, padrone. Non ti preoccupa, mo ti seguo. Almeno così, che ne so, cerchiamo di scappare, boh. Allora. Oh, stai calmo. Non ripete troppe volte la stessa parola. Sì, tutto ok. Tutto ok. Comunque è ambientato, vabbè, nelle isole Rock. Cerchio per accucciati, riduce rumore e visibilità. Ma si dice accucciati? Bah. Io sapevo che una volta si diceva accovacciati. Poi, boh. Allora. Vediamo. Ah, comunque, vabbè, per adesso. Ui, ui. Ciao maialino. Guarda che carino il maialino. Ui. Ora si fanno i salsicci, occhio. Indicatore di minaccia, tutorial.
L'indicatore di minaccia appare quando i nemici riescono a vederti. Si riempie quando i nemici iniziano ad accorgersi di te. L'indicatore lampeggia quando vieni scoperto. Ok. Grazie per l'informazione. Oddio, cani. Ehi, chi sta parlando? Zitto, zitto, zitto. Madonna. No, non ci hanno visto. Stai buono. E chi si muove? Dio, sta a scuoiare i maialini. Poverini. Oddio, che schifo. Inquietante. Allora. Mo? Ho visto delle galline là dietro. Mo prendi la roba e la mappa e pure quel telefono. Tieni 3 minuti, guardavo per interagire. Come assassino, interagire. Abbiamo se tutto, telefono, mappa. Ok. Checkpoint raggiunto. Allora. Oh cavolo. Palline. Coco, coco. Che c'è, oh? Ah, c'è un tizio là. Tira un sasso laggiù. Ok. Lancia il sasso per attivare vai. Lancia il sasso per distruggere nemici o animali. Sfrutta il diversivo per passare inosservato. Con la freccetta destra. Ho capito dove sta mezzito, lo armati. Sto a franco vento. Se me fai giocare magari. Dai, io sbrighiamoci. Ok. Oddio, oddio. Oh. Pure questo ti hanno insegnato all'esercito? Eh? Sei violento, eh? Ce la fai. Ammazzate. Allora. Ok. Mo troviamo gli atti, non ti preoccupare. Torniamo a casa tutti felici e contenti come volete. Oddio, ce ne sono tantissimi. Grazie. Ma va! No, siamo al parco a giochi. Oh, ma chi è che spara? Ma quello. Carino. Vabbè, sali. Ole. Oddio, pure qua dentro ci stanno. Silenzio. Oh. Ma guarda qui. Vai tra le piante. Nascondi le fai. Interromperà la linea di visione del nemico nascondendo di pensare su questo. Ma che belle piantine. Vabbè, andiamo avanti un pochetto. Dobbiamo superarlo. Tira un sasso lassù. Ma perché ci stanno pure i sassi qua? Ops. Tirato un po' troppo là. Ecco. Se sa dove l'ha preso il sasso mo. Però vabbè, quelli sono dettagli. Oddio, pensa se mo si giro questo. Non ti girare. Tu non ti girare, eh. Bravo. E noi andiamo avanti. Dove siamo? Mo chiedi a me. La prima missione. Ma che era un topo? Oddio, ci stanno i topi. Chi ci sta là? Oddio. Porina. Passiamo sotto. Che bel po'. Dice. Oddio, ma è pieno di nemici. Chiamo una capa e buttiamoci tutti. Ho capito che mi devo star zitto. Dimmi una volta 20 volte. Potete stare sotto dalla paura, però. Oh, le mie mani. Le mie mani. Siamo arrivati. Dove siamo? Non ci saremmo dovuti buttare da soli. Avevo promesso a papà di avere cura di voi due. Dice dove si trova Riley. Lo troveremo. Libereremo gli altri e poi ce ne torneremo a casa. Oh, tirato! No! Non mi lasciare! Grant, non morire! Non mollare, Grant! Oddio, oddio! No, no, no! Gesù! Grant! Grant! Mi piace! No, anzi, ti rispetto! Ti do 30 secondi! E se non ti mangia vivo la giungla? Lo faccio io. Vai! Cazzo, sei sordo! Ho detto di levarti dal cazzo, coniglio! Corri, Forrest! Corri!
Corri, Forrest, corri, corriamo. Oddio, povero Grant. È morto. Chi si aspettava? Io pensavo che sarebbe stato vivo. Invece no, è morto. È morto nostro fratello. Guarda, X salta. Aspetta. Vole! Boom. Aia. Scivolata. Perché non ci sta la neve? Vabbè. È morto? Pure quest'altro? Forrest. Oh. No, siamo ancora lì. Corri. Oddio. Scappa. Corri nella giungla. Devo andarmene. Ma va. No, restiamoci tutto il giorno. Almeno ti diverti. Salta. Oh. Bene. Corri, 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 corri. Sali. Sull'arrampicante. Su. Oddio, un elicottero. Pure un elicottero c'hanno. Oddio, sono sviluppati su st'isola. Oddio, un cervo. Cerbiato. Il cornetto appena fatto. Levatevi. Ecco, accucciati. Madonna, che bellissimo. Oddio, oddio. Oddio, corri. Prendi X, X, X. Ah, morto. Oddio. Mi sa che non aveva mai ammazzato nessuno. Però vabbè, questi sono dettagli. Comincerà oggi. C'è sempre una prima volta. Dai. Sul ponte. Ah. Oddio. Pure con l'elicottero. Oddio. No. Ma si è spaccato pure il ponte, mo. Ammazza quanto è sfigato questo. Ubisoft presenta. Intanto noi sotto l'acqua stiamo morendo. Una produzione Ubisoft Montreal. Ma che siamo morti? Oh. Oh, una mano. Che fortuna. Che bei tatuaggi. Far Cry 3. Speriamo che sia davvero un gran bel gioco. Speriamo che duri abbastanza la campagna, che mi diverta e che diverta a tutti voi. Caricamento. Acquista le mappe nei negozi per scoprire le posizioni degli oggetti nascosti come reliquie, lettere e memory card. Caricamento. Libera un avamposto per rendere più sicura una regione. Le regioni sotto il controllo nemico sono segnalate in rosso sulla mappa. Parla attraverso il guerriero. La via porta al cuore della giungla. Segui la via. E troverai la risposta. Dove sono? Ma che cazzo? Sei sveglio? Beh, non del tutto. Il tuo braccio è ancora addormentato per il Tatao. Ah, è eroico nuotare nella tempesta, ma abbronzarsi sulla spiaggia dei pirati è follia. Prendi la mia vita, ne hai il diritto. Ma sappi che io prenderò la tua. Sono Dennis. Jason. Bangao. Labalaba. L'airone, lo squalo, il ragno. Io so chi sei, Jason. Tu sei un guerriero. E il Tatao dimostrerà la tua vera essenza. Ascolta, mio fratello maggiore è stato ucciso. Devo trovare l'altro e quattro amici. Vieni con me.
Quindi mi aiuterai? Non avrai più bisogno di nessuno. Io ti darò la libertà. Com'è che sono qui? Ti ho trovato sulla spiaggia. Benvenuto ad Amanaki. È bellissimo, vero? Selamat, Dengari. Jason Brody è qui con me, l'uomo che è riuscito a scampare a Vaas. La tua fuga è un segno del cambiamento. Il popolo ha bisogno di buone notizie. Questo è il tuo popolo. L'isola chiama i più forti. Ha chiamato me. I nativi dell'isola, i Rakyat, mi hanno accettato. E ora sono un membro della tribù. Niente male, vero? Belle, sul serio. Sai, potrei avere quella che voglio, ma in testa ho una sola donna. Tieni, prenditi un'arma. Lo vuoi salvare, tuo fratello? Non ho mai sparato prima d'ora. Com'è che dicono in America? C'è sempre una prima volta. Ed eccoci tornati. Attraverso. Compra una pistola 1911 al negozio. Compra. Acquistiamo subito. Assegna slot, vediamo. Quella su. Ok, accetta. Già si può personalizzare. No, c'ho soldi. Allora seguimi. No, seguiamo sto tizio. Qui la forza viene dalla giungla. Segui Dennis fuori dal villaggio. Devi conoscere il nuovo tutorial armi gratis. Puoi acquistare armi nei negozi e nei rifugi, ma se attivi le torri radio il prezzo si azzera. Continua ad attivare le torri radio per avere accesso alle armi gratis. Sapere sempre come muoverti. Vaas usa le antenne per mappare l'isola e trovare i suoi uomini. Allora. Gli scrambler bloccano l'accesso. La nostra gente non ha bisogno di tecnologie simili. Ciao, sei proprio bellissimo. A te darebbero informazioni. Per fortuna che ho conosciuto te. Sì. Che mi hai salvato. Gli scrambler sono in cima. Se no non ce l'avrei fatto senza te. Scalale tutte e rivelerai l'intera mappa. Andiamo avanti, segui Dennis fuori dal villaggio. Ovvio. Allora, eccola là sopra la torre radio. Ah, pistola? Ah, eccola. Eccoci con la pistola. R1 spara, L1 mira. Carino il sonoro. Vabbè, non sprechiamo i colpi. Sembra inutile. Allora, saccheggiamo. Munizioni pistola. Qua c'è qualcos'altro? No. Oh, che bella corsetta che hai. Per saccheggiare. Feticcio. Che c'era scritto? Vabbè. Allora, dobbiamo arrivare là sopra. Per... sulla torre radio. Vediamo, qui si passa? Sì, si passa per di qui. Molto vasta questa giungla. Molto bella. Allora, passiamo per di qui. Attenzione, uscirai dalla zona della missione. Torna all'obiettivo, fallirai. Capito, fammi salire. Ah, fermo, zitto. Ci sto a salire. Ah, ecco, da qui. Ok. Eccola qui, la torre radio. Qui c'è un'altra cassa. Torri radio, tutorial. Attiva le torri radio per rivelare la mappa, ottenere armi gratis nei negozi e sbloccare nuove ricerche per rifornimenti. Ok. Saccheggiamo, accendino scarico. E jolly. Oh, porca serpente in merda. Ah. Facciamo male. Oh. Saliamo sopra. E
continuiamo a salire. Quasi caschiamo, sono cavoli. Allora, aspetta, per di qui. Ok. Come è messa bene questa torre? Sguardo in alto. Qui c'è un'altra jolly. Che ci faccio con i jolly? Vabbè, magari lo scopriremo avanti. Ovvio che lo scopriremo avanti. Sali in cima alla torre radio. Olè. Per saccheggiare, saccheggiamo. Catenella d'oro. Ed ecco qui. Tieni premuto quadrato per interagire. Eccoci. Spacca il lucchetto. Stacca tutto, un po' di roba. Ok. Ok, allora beh, qui abbiamo attivato. Questa che è una chiesa. Una chiesa. E pontile. Ok, successo. Torre radio attivata. Allora, ragazzi, uso il cavo per arrivare più rapidamente a terra. Ragazzi, il video sta per finire. Vi ricordo, lasciate, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. E se volete, iscrivetevi al mio canale. Niente male, eh? Fatto. Bene. Mostrami la mappa. Apri la mappa con Select. Vedi? Mazza, bella grande. Che ti serve sapere della zona? Negozi, avventure, le missioni sull'isola. E, come te, Jason, i commercianti vengono da fuori. Usano le antenne per fare affari e ti ricompensano con armi per tutte quelle che liberi. Il guerriero è cacciatore. È nell'ordine delle cose. Guarda la mappa. Scegli il tuo terreno di caccia. Non devi temere i tuoi istinti. È la società che ti ha insegnato la paura, non la natura. Ecco. Dunque, se vuoi salvare i tuoi amici, devi conoscere la giungla. Le pelli e il cuoio degli animali ti permetteranno di trasportare più armi e oggetti. Con le piante si possono creare dei forti medicinali per curarti, amplificare i sensi e molto altro. Vai. Torna da me quando avrai dominato la giungla. Cosa significa? Che cosa dovrei fare? Ascolta il tuo istinto. Allora, chiudiamo la mappa. Ok, ragazzi, se il video, come dico, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo episodio, al prossimo walkthrough di Far Cry 3. Mi raccomando, se volete, iscrivetevi. Al prossimo video.